Meglio che non li leggo. Studio per le ultimissime. Dove si è riunito proprio questa mattina il Comitato Operativo per la Viabilità, si è riunito in Prefettura, diciamo le ultimissime sulla possibile, capirete adesso perché vi dico perché possibile chiusura dello svincolo di Boccetta in entrata in direzione Palermo. Ad illustrarle il nostro ospite che oggi è l'assessore alla viabilità, ma anche vice sindaco del Comune di Messina, Gaetano Cacciola, al quale diamo il bentornato nei nostri studi. Buongiorno a tutti. Allora Assessore, in questo momento in città si discute tantissimo, c'è anche una forma di psicosi collettiva sulla possibilità della chiusura del viale Boccetta, la preoccupazione, ci sono anche tanti commenti, impossibile, non si può accettare in una città che possa chiudere il 14 mesi uno svincolo, è pur vero che però i lavori del viadotto ritiro vanno fatti e sappiamo che a causa della mancata realizzazione di quei lavori noi ancora non abbiamo oggi uno svincolo, quello di Giostra, completamente operativo e aperto, uno degli esempi che mi viene in mente in questo momento. Quindi in questo frangente si sta lavorando proprio per capire quali potrebbero essere gli impatti sulla viabilità e cosa potrebbe accadere. Lei questa mattina è stato in prefettura al tavolo del Comitato Operativo per la Viabilità, quindi vogliamo sentire da lei quelle che sono le ultime decisioni emerse. Sì. Io voglio premettere intanto che questi lavori che si fanno sul viadotto ritiro sono dei lavori non solo indispensabili, ma che offrono anche delle buone opportunità per i cittadini, in quanto ci garantiscono poi l'uscita dallo svincolo Giostra, che era una delle parti mancanti del complesso degli svincoli cittadini. Quindi alla fine e al completamento di questi lavori avremo finalmente anche l'uscita su Giostra, l'entrata su Giostra che c'è già da 2 anni ma che viene poco utilizzata, e quindi diciamo che tutto il sistema degli svincoli verrà completato e quindi avremo finalmente una tangenziale funzionante su 4 corsie, 2 da un lato e 2 dall'altro, sicuramente efficaci. Quindi chi dice quindi, che si poteva evitare, no, non evitare, si potevano evitare, no, questi lavori, questi lo sappiamo, no, bene. Allora quello che cercheremo di fare è fare in modo che questi lavori indispensabili e assolutamente utili e non siano di estremo disagio per i cittadini. E allora, all'inizio si era immaginato immediatamente che il restringimento della carreggiata che va nella direzione Palermo e che va ad iniziare questo restringimento proprio in prossimità dell'entrata di Boccetta poteva e può creare delle file importanti, perché ovviamente ci sarebbe un'immissione con uno stop su un'unica carreggiata e quindi chiaramente si possono creare delle file. Queste file possono intralciare sicuramente anche il flusso verso Catania nell'ambito del raccordo, possono addirittura arrivare anche sulla circonvolazione, quindi confluire e mettere disagio su tutta la viabilità. Allora inizialmente si era pensato di chiuderlo totalmente e di provare a dare delle deroghe soprattutto anche al trasporto pubblico. Su questo aspetto ci sono state delle grandi difficoltà anche gestionali, intese, siccome si metterà una barra, la gestione della barra, anche del telecomando, l'eventualità che poi non possa funzionare, si creino le file a loro volta che possono creare quel disagio precedente. Allora in questo momento noi con il CAS abbiamo deciso di iniziare una sperimentazione senza la chiusura del Boccetta in direzione Palermo. Proviamo a mettere lo stop, a restringere la carreggiata, lo faremo a partire dal 19 settembre, questa un po' è la novità del giorno. Questa è la prima notizia che... La prima novità del giorno è che partirà questa sperimentazione dal 19, quindi non si chiuderà Boccetta il 19, ma si collocherà lo stop sullo svincolo per entrare sull'autostrada. Cioè, quindi ci sarà quindi il restringimento già dal 19. Nella settimana fra il 19 e il 25 verificheremo cosa questo comporterà in termini di file possibili, e questo verrà fatto grazie anche all'ausilio degli assistenti del CAS, i movieri con le bandierine arancione, e grazie anche alla Polizia Municipale e delle pattuglie che verranno collocate all'incrocio fra il viale Boccetta e la circonvolazione, verificheremo la situazione. Dopodiché il 26 prenderemo la decisione finale se chiudere, ma sempre chiudere solo in direzione Palermo, il
Lo svincolo funzionerà sia nelle due direzioni in entrata e in uscita solo verso Catania. Quindi il 26 di settembre non sarà chiuso lo svincolo. Non il 26 comunque. Sarà valutato e si potrà chiudere eventualmente nella settimana successiva. Io raccomando comunque a tutti, anche perché c'è la possibilità e noi stiamo facendo anche dei lavori ulteriori sul Viale Giostra, soprattutto per i veicoli leggeri, di abituarsi a prendere lo svincolo di Giostra per andare dal lato Palermo, quindi parlo di Villa Franca, parlo per andare in qualunque lato della zona tirrenica. Ciò aiuterebbe tantissimo anche questo la viabilità in condizioni di normalità. Aiuta anche il centro cittadino perché evita che ognuno arrivi fino a Boccetta per poi tornare in direzione sulla costa tirrenica. Quindi chi sta soprattutto nella zona nord della città si abitui a prendere comunque lo svincolo di Giostra perché è uno svincolo assolutamente conveniente per chi deve andare nella direzione tirrenica. Questo dunque ciò che riguarda i provvedimenti per il Boccetta, dunque brevemente dal 19 di settembre questa sperimentazione con il restringimento di carreggiata ma comunque lo svincolo aperto sempre in direzione Palermo, il 26 nuova riunione per valutare gli effetti di questa sperimentazione, queste verifiche, soltanto dopo sarà deciso eventualmente se chiudere lo svincolo di Boccetta, quindi per certi versi questa comunque è una notizia positiva anche per quanti hanno mostrato timori nelle ultime ore sulla viabilità cittadina. C'è un altro argomento però, Assessore, che vorrei trattare con lei. Ieri voi in conferenza stampa avete illustrato le iniziative per la settimana europea della mobilità sostenibile. Il Comune di Messina aderisce a questa settimana, già nel TGDR ci siamo chiesti ad esempio qual è il concetto di sostenibilità in riferimento alla viabilità, concetto che è nella testa di molti messinesi, purtroppo ci chiediamo se Messina sia una città sostenibile, però c'è lo sforzo da parte dell'amministrazione di proporre non soltanto delle iniziative, di proporre anche dei progetti per far comprendere l'importanza ad esempio del mezzo pubblico e non solo, credo. Sì, diciamo che se la vogliamo tradurre in un'unica definizione, la sostenibilità in termini per quanto riguarda la mobilità è limitare l'uso del mezzo privato, diciamo lasciare l'auto a casa lì dove è possibile, cercare di utilizzare quanto più possibile appunto i mezzi pubblici per andare al lavoro, per andare a scuola e restituire anche spazi di stradali, spazi di territorio cittadino ai pedoni. Interventi per intenderci di mobilità sostenibile sono quegli interventi che limitano anche le velocità, mi riferisco per esempio all'area che fra via Tommaso Cannizzaro, la via Garibaldi e la via Cesare Battisti, dove sono state fatte degli allargamenti agli incroci dei marciapiedi. Quelli sono gli interventi di mobilità sostenibile. Perché? Perché intanto facilitano l'attraversamento per tutti i pedoni e anche soprattutto per chi ha per portatori di handicap, per situazioni anche con carrozzella, quindi l'attraversamento viene ristretto. In più c'è una visibilità più ampia all'incrocio e quindi si riduce la velocità agli incroci perché in ogni caso si ritrova un restringimento. Io voglio ricordare che la sostenibilità nella città per quanto riguarda la mobilità è anche legata alla sicurezza. Quindi la sicurezza stradale è uno dei parametri su cui dobbiamo valutare la sostenibilità e quindi dei sistemi che in qualche modo riducano la velocità, non che siano di ostacolo al traffico, ma che la riducono e quindi rotatorie e quindi magari sistemi di rallentamento, sistemi di moderazione del traffico, zone 30, così come noi faremo quell'area che ho precedentemente delimitato, sono degli strumenti per la mobilità sostenibile. Non so se ho risposto alla richiesta che cosa significa sostenibilità. Ecco, mentre lei parla vediamo immagini, sono di archivio, ma purtroppo sono molto fedeli anche alla situazione attuale. Via Garibaldi, ad esempio, corsia preferenziale perennemente occupata dalle auto in sosta, nonostante anche l'attività degli ausiliari del traffico, ciò rallenta quel servizio di trasporto pubblico, certo, che dovrebbe essere la carta vincente, se non sbaglio, certo, della mobilità sostenibile. Tutti quei sistemi che ho detto, accanto a quelli ovviamente mi riferisco anche alle piste ciclabili, alle aree pedonali, tutto questo che sono appunto interventi di mobilità sostenibile
sono legati al funzionamento del trasporto pubblico. Se il trasporto pubblico non funziona, è chiaro che tutte le altre cose soffrono. La pista ciclabile può soffrire, può soffrire l'area pedonale perché non so come arrivarci, e tutto il resto funziona male. Allora, questa amministrazione ha puntato tutto in questi anni sul trasporto pubblico. Abbiamo cercato di migliorare l'offerta, abbiamo riorganizzato l'azienda e ora quello che serve fare è aumentare la domanda, cioè, in pratica, detto in parole povere, riempire gli autobus, fare in modo che la gente li usi. E c'è un'iniziativa inserita nell'ambito della Settimana Europea per la Mobilità, che si terrà dal 16 al 22, c'è proprio un'iniziativa che riguarda l'ATM, sì, il biglietto speciale, l'abbonamento speciale a 5 euro. Tutta questa serie di iniziative, sulle quali magari poi posso anche accennarne qualcuna in particolare, una è quella dedicata, che ha promosso l'ATM, è quella di fare una sorta di abbonamento settimanale che vale dal 16 al 22 di settembre per 5 euro, si può viaggiare su tutti i mezzi dell'ATM e provare a spostarsi anche con intermodalità, quindi una volta il tram, riprendere poi il bus per andare al lavoro, per andare a scuola, per andare a fare la spesa, anche con il mezzo pubblico, perché è un mezzo che ti consente, in questo momento ancora non siamo ai livelli ottimali che intendiamo, però abbiamo sicuramente migliorato il numero dei mezzi e il comfort. Probabilmente è anche noto che abbiamo completato appena da qualche settimana la gara per l'acquisizione di altri 32 mezzi e questi si concretizzeranno probabilmente nei primi mesi del 2017. Significa aumentare la flotta, che attualmente è di circa 60-65 mezzi, portarla quasi a un centinaio di mezzi. Direi quasi forse impensabile due anni fa. Sicuramente di questi tempi sì. E assessore, l'ultimo minuto, quindi se ci può dire magari le iniziative di questa settimana europea, sì, per la mobilità. Sì, iniziative, ho detto quello del biglietto, poi ricordo che il sabato e la domenica 17-18 chiuderemo l'isola, come isola pedonale, la parte della Via dei Mille, dove faremo un'esposizione di tecnologie, di veicoli, sia bicicli che vetture elettriche o tecnologia comunque a basso impatto ambientale, e nei due giorni ci saranno non solo le esposizioni ma anche le presentazioni di tutte queste tecnologie. Poi ci saranno dei tour ciclistici organizzati dalla WISP anche in collegamento con le scuole, che faranno un po' da cicerone gli studenti a chi si vuole accodare a questo percorso cicloturistico. Le scuole sono anche molto coinvolte in altri tre eventi che faremo il 20, 21 e 22, che sono tre eventi di convegni e dibattiti che faremo al Salone delle Bandiere, alla presenza anche di altri assessori di altre città, Palermo, Catania, Reggio Calabria, che ci esporranno la loro esperienza su questo settore. Parleremo di sicurezza stradale, di isole pedonali, anche di bike sharing, diciamo di quelle che sono iniziative anche di professionisti anche nel settore della mobilità sostenibile. Quindi ci sarà anche la parte ricerca, quindi l'università e il centro di ricerca e quindi il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'ITAE di Messina, e ci sarà anche interventi da parte di Novabic, che ha fatto dei progetti insieme ad altre città europee nel campo della mobilità sostenibile. Quindi diciamo una settimana piena di coinvolgimento e di una mobilità, diciamo, nuova, anche se francamente nelle altre città è già considerata quasi normale. Ecco, Messina purtroppo alle volte è all'anno zero, però ci deve provare questa nostra realtà locale, anche immaginare cosa significa mobilità sostenibile. Diciamo intanto grazie all'assessore Gaetano Cacciola per il suo intervento. Grazie a voi. Grazie anche e soprattutto per le importanti novità che ci ha fornito per quanto riguarda il Viale Boccetta. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto l'informazione di Tre Media.